Silvio è un bambino di 12 anni, Sì. nato a Poirino, in provincia di Torino, il 1° luglio del 67, morto a 12 anni, il 24 settembre del 79. Una fanciullezza semplice, piena di gioia, di giochi, di buona educazione cristiana da parte dei genitori. Poi è improvvisamente a 10 anni e mezzo il cancro a una gamba. Il male si diffonde, dolori terribili, ma Silvio da sempre, da quando è nato, si può dire, ha un grandissimo amico su cui appoggiarsi, Gesù. E allora, dal giorno in cui inizia la sua malattia, il suo dolore, Gesù, che era sempre stato il suo primo e unico amico, diventa proprio l'intimo della sua vita. Pensa sempre a Gesù crocifisso, scopre in Gesù crocifisso il significato del suo dolore e lo offre con lui. Per una grazia speciale del Signore, per l'educazione ricevuta dai suoi genitori, per la sua fede, Silvio unisce le sue sofferenze per 20 mesi, sofferenze sempre più atroci, al sacrificio di Gesù sulla croce. Ha un unico desiderio: riceve Gesù tutti i giorni nella comunione. Si fa portare la comunione da un sacerdote della parrocchia. Gesù gli dà la gioia di vivere quei mesi terribili, non solo senza disperare, ma facendo coraggio agli altri, in un continuo perenne sorriso. Chi l'ha visto, chi l'ha incontrato in quei giorni di dolore, poteva dire nei suoi occhi c'era tutto il paradiso. Prolunga la sua preghiera col rosario, la preghiera prediletta di Silvio è il rosario. Anche di notte non vuole che gli stiano vicino i suoi, solo negli ultimi giorni chiede di essere assistito di notte. Di notte lui prega, con la lampada accesa sul tavolino da notte, un librino per meditare il rosario, per meditare i misteri del rosario. Lui sgrana ininterrottamente il rosario di giorno e di notte, in un'Ave Maria quasi continua, e prega per la Chiesa, prega per i sacerdoti, prega per la conversione dei lontani, prega per le missioni, prega per la pace nel mondo. È un bambino a cui piaceva giocare a pallone, fare passeggiate nei prati, nei boschi, portare a passeggio il proprio cane. Giocare a figurine, a birille, a bocce con i compagni. Una cosa particolare mi ha attirato la mia attenzione. Ecco, c'era un gioco con altri bambini quando si giocava con le biglie, con le palline, e lui quando le vinceva le restituiva però sempre a chi le aveva perse. Questo già fa capire la generosità, l'amore per gli altri. Quando giocava diceva subito con i suoi amici, con i suoi compagni: noi giochiamo, noi stiamo bene insieme qualche ora, poi dobbiamo tornare ognuno a casa nostra felici. Quando vinceva lui le figurine o le biglie, le restituiva prima che i suoi compagni, i suoi amici andassero a casa, perché nessuno avesse a soffrire qualcosa, e diceva soltanto: abbiamo giocato, null'altro. Null'altro. E anche a scuola, siccome riusciva molto bene, il Certo. suo maestro sovente gli affidava dei compagni che avevano qualche difficoltà, e Silvio, senza fare mai sentire la sua superiorità in qualche modo, no, si avvicinava e insieme si studiava, insieme si facevano i compiti, insieme si cercava di crescere. È un Un po' quello bambino che di una avrebbe voluto generosità fare, estrema. un po' quello che avrebbe voluto fare da grande il maestro. Ecco, guardando prima la sua maestra, la maestra dei primi anni della scuola elementare, di prima e seconda, una signora che era rimasta incantata della sua bontà, della sua formazione cristiana. Poi il maestro che aveva avuto in terza, quarta e quinta: Silvio ha un progetto, da grande farò il maestro, da grande farò l'insegnante. Leggerò, studierò molto e diventerò, la guida di altri bambini, di altri ragazzi. Per il Natale del 1977 la sua mamma gli regala una macchina da scrivere. Silvio la collauda subito scrivendo su un foglio: ti ringrazio mamma perché mi hai messo al mondo, perché mi hai dato la vita che è tanto bella, io ho tanta voglia di vivere. Questa voglia di vivere comunque non lo ha fermato anche dinanzi alla malattia. No.
Silvio è un bambino che ha sempre avuto voglia di vivere. Nei primi mesi della malattia, si era aggrappato alla speranza di poter guarire e pregava per la sua guarigione, ma una cosa normale, una cosa assai Certo. normale che un ammalato, tanto più se un bambino cerchi di guarire. Poi piano piano questa speranza lo lascia perché aveva visto i volti dei medici farsi pensosi, aveva visto che il male cresceva, che lui deperiva ogni giorno. Ma a questo punto Silvio non rinuncia alla gioia di vivere. Sa che ha davanti un'altra vita e che ormai i mesi che gli restano sono la vigilia alla vita futura, alla vita eterna. Quando viene il medico per cercare di dargli sollievo alle sue sofferenze, a un certo punto non sa che cosa fare, non sa più che cosa fare, Silvio lo conforta e gli dice: dottore, non abbia paura, a me adesso è dato di soffrire, ma tutte queste sofferenze, unite alle mie preghiere, mi preparano ad una vita felice in paradiso. Paolo, qual è il messaggio di Silvio oggi, soprattutto ai più giovani, Il alle persone messaggio di Silvio sofferenti? oggi credo sia questo: per educare ogni ragazzo non si può fare a meno di Gesù. I genitori di Silvio gli hanno trasmesso, insieme a tutto il resto, insieme a tutto quanto un papà, una mamma fa per il proprio figlio, gli hanno trasmesso l'amore a Gesù e Silvio è cresciuto costruendo la sua vita su di lui. Questo è il più grande dono che si può fare ai ragazzi. E Silvio nella sua breve vita di 12 anni, sia nei primi 10 anni in cui stava bene, giocava, correva, studiava, era un bimbo come tutti gli altri, sia nei suoi primi anni di ragazzo sano, di bambino sano e felice, sia negli ultimi quasi 2 anni di malattia, Silvio trasmette ad ogni ragazzo questo invito: non costruire la vita da solo, costruiscila su Gesù. Se vuoi costruire qualcosa di bello, di grande, anche nel dolore, qualcosa, una vita che duri oltre la morte.